Ciao a tutti, sono Maria Giulia e oggi voglio portarvi a vedere il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino. Siete curiosi? Venite con me! Dal quartiere Brancaccio potete prendere il tram e raggiungere la stazione centrale. Da qui vi consiglio di fare una passeggiata. Prendete da via Macheda, è area pedonale e potete camminare più tranquilli. Camminate fino ad arrivare ai Quattro Canti. Dai Quattro Canti svoltate a destra e percorrete Corso Vittorio Emanuele in direzione mare fino a raggiungere Piazza Marina, che troverete sulla destra. Dalla salita della Intendenza imboccatevi con un iscemi. Percorrendo il vicolo raggiungerete Piazza Antonio Pasqualino, il Museo delle Marionette, è al numero 5. Ma guardate che bel murales! Da fuori sembra già interessante. Forza, entriamo! Il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino è stato istituito nel 75 dall'Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari. Prende il nome dal suo fondatore, Antonio Pasqualino, un noto medico, chirurgo, insigne antropologo e cultore della storia e delle tradizioni popolari della sua terra natale, la Sicilia. Dedicò tutta la sua vita all'attività di ricerca di una forma teatrale ormai in declino, l'opera dei pupi, che narrava delle crociate e dei paladini di Francia. E quindi negli anni raccolse un'innumerevole quantità di marionette e di pupi e di diversi materiali provenienti da tutte le parti del mondo, da paesi europei, dall'Estremo Oriente, dalla Thailandia, dalla Birmania, dal Vietnam e da tanti altri paesi. E adesso andiamo a dare un'occhiata più nello specifico alla nostra collezione. Ed ecco a voi le ombre e le marionette di Java e di Bali. Sono dotate di figure molto piccole, con manico e con una stecca che permette di muovere il braccio destro. E subito dopo vediamo anche quelle indiane, che a differenza delle precedenti sono molto più grandi e sono dotate di colori molto brillanti e molto accesi. Poi abbiamo la riproduzione di Macchina dell'amore e della morte, una messa in scena fondata sulla compresenza di esseri umani, attori, manovratori e oggetti inanimati. Sono presenti nella scena anche altre figure che ricostruiscono l'universo della costrizione e la privazione della libertà, temi fondamentali nell'opera dell'artista Cantor. Di fronte a voi invece potrete osservare la riproduzione di marionette birmane a fili e dell'orchestra birmana. Le marionette sono scolpite in legno e vengono manovrate dall'alto con i fili da dietro il fondale. La figura dalla quale si richiedono i movimenti più complessi è la sacerdotessa, che può avere fino a 60 fili. Ed ecco la foresta Radice Labirinto, ripresa da un'opera di Italo Calvino, rappresenta la foresta come luogo di smarrimento. Qui abbiamo la rappresentazione delle avventure di Orlando e degli altri paladini di Carlo Magno, re di Francia, con oltre 30 marionette totem realizzate in legno, scopetti, bussole, pennelli, canapa e altri materiali vari. Ed ecco a voi le marionette orientali, molto più grandi e molto più pesanti delle precedenti. Poi abbiamo le marionette a fili dello Sri Lanka. Guardate che abiti dai colori sgargianti e che espressioni veramente mostruose. Poi abbiamo le marionette acquatiche del Vietnam, molto piccole, 40 cm all'incirca e fatte di legno.
guardate che manifattura e che colori veramente bellissimi. Ed eccoci qui arrivati nell'area che riguarda il Novecento. Qui troviamo marionette che rappresentano alcuni dei più importanti personaggi del Novecento, tra cui cantanti, attori, musicisti, ma anche nobildonne e gentiluomini del secolo. Fra di loro avrete sicuramente riconosciuto i famosissimi attori Stanlio ed Ollio. Ed eccoci arrivati alla stanza che racchiude la collezione di pupi di Antonio Pasqualino. Troviamo appunto pupi che rappresentano persone normali, quali comuni cittadini, contadini, gente del popolo, ma anche sacerdoti e preti. E abbiamo sia i pupi palermitani che catanesi che napoletani. I pupi palermitani sono alti 80 cm. E si possono manovrare dai lati del palcoscenico. I pupi catanesi sono 1,20 m di altezza e vengono manovrati dall'alto proprio perché più pesanti, mentre invece i pupi napoletani sono alti 1 m e vengono manovrati sempre dall'alto. Guardate la perfezione della manifattura, i colori sgargianti, le espressioni di questi volti, cioè sembrano veramente delle persone vive, sono veramente veramente molto molto belli. Eccoci arrivati alla stanza più interessante, che è quella del teatro, dove avviene la rappresentazione teatrale dell'opera dei pupi. L'ambiente è abbastanza piccolo ma accogliente, abbiamo anche le panche dove ci si può sedere comodamente e avere la visione diretta frontale del palco. Vediamo appunto tutto attorno al palco le varie scene dei Cavalieri di Carlo Magno dipinte, poi addirittura vediamo anche il backstage, ossia il dietro le quinte del palco, dove il puparo si esibisce insieme ai suoi figli e manovra i suoi pupi. E poi tutto attorno alla stanza potete vedere vari pupi appesi, che sono quelli che poi serviranno al puparo per andare in scena. Anche io ho visto lo spettacolo ed è veramente molto bello. Pensate che ai miei amici è piaciuto talmente tanto che hanno preso le marionette e hanno cominciato a divertirsi tra di loro. Guardate un po' che cosa hanno combinato! Prende pugni, prendi questo, e questo, e questo, e questo, e questo, questo, e questo, e questo, e prendi, e poi questo, e poi questo. Ti sconfiggo. Assaggia il mio spadino. Assaggia questo, e questo, assaggia questo. Tu vuoi combattere con me, però, con me. Ma tu con me non ci puoi. Con me osso duro proprio. Trovi osso duro. Assassino. Assassino, muori, muori. Bravi, bravi. Prego. Dal vivo è veramente molto entusiasmante e non potete non andarci. Comunque, io spero che abbiate gradito la visita. Un saluto da me e dai giovani del progetto La mia città senza confini, cofinanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà.